appassionati di calcio a 5, amanti del mondo futsal, torna il futsal femminile con la Coccinella che ospita questa sera la formazione della Polisportiva Ostiense per il campionato femminile di Serie C. L'arbitro della contesa, il signor Emanuele Tria della sezione di Roma 1, riprese esterne affidate a Giulio Norate. Parte in questo istante il confronto. Maglione tra i pali, perna al centro della difesa sulle fasce, si sono portate Campanelli ed Aiello in avanti, almeno per il momento c'è la possibilità per Campanelli di depositare la palla in rete e quindi sbloccare il match. Rimessa comunque laterale sempre per la Coccinella con Di Lorenzo. Aiello la possibilità, palla che si infrangia contro Mazzuccato. Ancora perna, Aiello, sombrero basso, poi Di Lorenzo se ne va, sfugge velocemente a Ciamberlano, il tiro poi con il mancino, Aiello, la smarcante Aiello, ancora Di Stefano al centro e poi il tiro di Pericoli, poi batte la rete, poi finisce male questo calcio d'angolo per lei, poi il lancio lungo di Maglione con Di Lorenzo, tocco morbido. Ma verso perna, la palla resta in mezzo, Caldariggi prova anche la fiondata in spaccata, Maglione ti dà veramente molto forte. Perna se ne va da sola contro il portiere, poi Mazzuccato gli soppone Aiello ma riesce ad andare via, alza poi Di Stefano con il colpo di testa di Perna, poi il palo e poi c'è il pareggio di Ciamberlano. Sulla ribattuta è stata Lesta, Aiello, lo scambio veloce con Mastro Francesco, Miccio colpisce, smanaccia Mazzuccato, si accentra, chiede scusa a Caldariggi, a cui poteva anche cedere il pallone, Aiello poi tocca debolmente un po' sporcando verso Di Lorenzo, lo scambio con Miccio. Ancora Di Lorenzo, in mezzo c'è Miccio, gli soffia il pallone a Di Stefano, lo dà ad Aiello, il gol in diagonale del vantaggio della Coccinella. Mastro Francesco, calma, calma. In mezzo Di Lorenzo, tocca all'indietro per Aiello, ancora Di Lorenzo, poi lo scambio, arriva ad Aiello, prova anche ad andare a colpire e poi è Zaccone. Il cross da parte di Aiello, ma Zaccone libera Caldariggi. Di Lorenzo si impossessa del pallone, poi scambia con Miccio e il gol di Lorenzo per il 3-1 sul calcio di punizione. Parte adesso dopo il fischio all'indietro Di Stefano, poi cerca di ridare il pallone a Zaccone, se ne va Aiello, sfugge a Zaccone, calcia l'incrocio, gli dice di no, poi subito la Polisportiva Ostiense che capovolge l'azione. Di Lorenzo apre sulla destra per Aiello e questa volta è solo l'esterno della rete. Troppo fermi. C'è Di Stefano che accorre all'imbucata, la possibilità per Caldariggi, accorcia le distanze Caldariggi. Aiello sulla sinistra, va al centro, c'è Di Lorenzo, fa partire il tiro fuori di poco, Zaccone, Pericoli, c'è Di Stefano che colpisce, calcio d'angolo il secondo Di Stefano, Caldariggi, brava Aiello ad andare a recuperare, si invola a rete da sola contro Mazzuccato. Mastro Francesco riesce a sbrogliare un po' la matassa, Di Stefano per il tiro di Stefano sul secondo tentativo, lo scambio con Caldariggi e c'è il tiro e il gol del pareggio. Mastro Francesco a sinistra, c'è Aiello subito che tocca il pallone dopo rientrata e un gol spettacolare da una posizione impossibile da parte di Miriam Miccio, riporta in avanti la Coccinella. Aiello se ne va da sola a una prateria, la possibilità per calciare a rete, lo fa invece con verso Campanelli che spreca in maniera ingenua. Mazzuccato, la fiondata di Aiello non si concretizza, poi si libera anche della marcatura di Campanelli, ancora pericolo in mezzo di Stefano e Ciamberlano, chiusura perfetta con il gol depositato in rete.
apre a destra con Miccio, si avvida di Lorenzo, la palla messa in mezzo, poi la chiusura e c'è il time out. Prova a riorganizzarsi Aiello, forza la manovra, Campanelli in mezzo per Giulio Aiello, il spaccata riporta in avanti la squadra di casa. Miccio, poi Aiello, è da sola questa volta contro la prateria, il tiro finisce fuori di poco. Parte il fischio anche Di Stefano, parte e poi la parata di Maglione, Zaccone, il tiro, poi tocca a Mastro Francesco, però parte il treno, Aiello, possibilità per calciare ma anche per mettere in mezzo, va a calciare il tocco di Mazzucato. Aiello, il tiro sopra la traversa e Tria dice che può bastare, vince la Coccinella 5-4 contro la Polisportiva Ostense.